Deadpool di Tim Miller, voto 8. Ci troviamo finalmente di fronte alla pellicola supereroistica rated R che aspettavamo da un po' e che tanto successo ha riscontrato negli Stati Uniti, battendo una serie di record dall'uscita che non venivano battuti da un po', soprattutto che non erano aspettati da un film a, diciamo, basso budget, e che invece ha frantumato diversi record, perché è un film fuori dagli schemi, è qualcosa di originale, di nuovo, che il pubblico evidentemente non vedeva l'ora di poter assaporare. Il film infatti funziona molto bene, diverte dall'inizio alla fine e ha un buon ritmo, tranne forse nella prima metà alcuni cali dovuti un po' al dover raccontare le origini del personaggio. Cioè, Deadpool è figo e divertente quando diventa Deadpool, prima non ha questa motivazione, questo tipo di personaggio è un po' depotenziato e quindi forse funziona un po' meno, però quando ingrana è comunque il flusso narrativo della storia lo rende avvincente dall'inizio alla fine. Ryan Reynolds fa un ottimo lavoro nell'interpretare il personaggio, anche se avrei preferito di molto vederlo in lingua originale. Purtroppo l'adattamento italiano ha qualche falla, non è terrificante come mi sarei aspettato, ma neanche perfetto. E purtroppo nota veramente negativa è il doppiaggio di Colosso, che ha una voce, vabbè, che fa l'accento russo e ci sta, ma recita veramente veramente male. Non so chi cazzo sia il doppiatore, ma cioè non dovrebbe avere la licenza di farlo. Mentre la voce di Ryan Reynolds, che non so di chi sia, non me lo ricordo, però dovrei vederlo in originale, forse non era azzeccatissima. Comunque il film funziona, la regia di Tim Miller, che è il suo esordio, ricordiamolo, e quindi dà un'ottima prova, soprattutto perché lui comunque era un visual effects supervisor, credo, ha una sua società di visual effects, e infatti pur essendo un film a basso budget gli effetti sono veramente ottimi, non stonano mai, non ci sono pecche visibili, ok? Anzi, le scene sono molto articolate, le scene d'azione, ci sono delle trovate veramente divertenti e geniali anche dal punto di vista visivo, e quindi insomma ha fatto un ottimo lavoro e ve ne accorgerete vedendo il film. Non posso che consigliarvelo se amate i film di supereroi, è una ventata d'aria fresca, è qualcosa di nuovo, e comunque è un film che ci si può godere sicuramente, ci si può divertire. Nota, guardatelo fino in fondo ai titoli di coda perché c'è una scenetta molto divertente. Cinefex, Deadpool è il cinecomic di questi ultimi anni che ha avuto il budget più basso di tutti, nel senso che è costato meno di qualunque Avenger, di qualunque Iron Man, di qualunque Capitan America, di qualunque X-Men, insomma di tutti. È stato girato in appena 48 giorni e la cosa simpatica è che alla fine delle riprese Ryan Reynolds si è portato via il costume, cioè se l'è portato via lui a casa e se l'è messo ad Halloween, è andato in giro ad Halloween col costume di Deadpool. Se andate a cercare su YouTube trovate anche il filmato. E basta, ho ottenuto di averlo lui, se lo tiene lui a casa ci fa un po' quello che vuole. Tra l'altro, dichiarazione di Ryan Reynolds, per quelli che magari tra di voi se lo sono chiesti, in questi giorni in cui si parla di unioni civili, Cirinna e tutte queste cose, direi che è una cosa che c'entra. Ecco, Ryan Reynolds ha definito il personaggio di Deadpool come pansessuale. Ma pansessuale è uno che si tromba i panini? No, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ciao, ne?